ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Avrei voluto startare direttamente una bella streaming questa mattina, ma dovevo dirvi delle belle cosette. Perché proprio ieri Epic Games ha pubblicato un bel po' di teaser su Instagram, su Twitter e altri social. Questi teaser riguardano una skin femminile oro, e tra poco ci arriveremo, e poi Beast Boy, mutaforma, spirito sone e incantatore. Beast Boy dei Teen Titans sta arrivando con la possibilità di ottenere il suo bundle in anticipo durante la coppa Teen Titans il 12 maggio. Vi aspetto quest'oggi in live per la patch 16.40, quindi un bel update. Scopriremo anche di che cosa si tratta tramite la patch note, ce l'ho proprio qui di fronte ai miei occhi. I server di Fortnite dovrebbero essere offline per le 10 del mattino. Prima di cominciare però, regalino mattutino. Allora, eccolo qui. Questo era unexpected, raga. Non avrei dovuto farlo stamattina, però mi andava di farlo. Mi andava di farlo perché voglio bene. Solamente per il più veloce, un bel codice di Harley Quinn. Quindi preparatevi, raga, perché se domani saremo a 725.000 iscritti, ne giverò un altro sempre ad inizio video. Il codice è questo qui, purtroppo i fumetti non sono più protetti singolarmente come la prima wave. Ed eccovelo qua, raga. Vediamo se lo metto a fuoco. Raga, io spero si veda, dovrebbe vedersi completamente. Ogni tanto va fuori focus, ma comunque dai. Ok, niente, lo posso buttare via questo fumetto. In realtà vorrei regalarvelo, raga. Vorrei piazzare un adesivo di Martex qua sopra e spedirvelo a casa. Non so se vi possa garbare come cosetta oppure no. Ditemelo qua sotto tra i commenti. Questa è la skin che volevo presentarvi prima della patch di oggi. Ma di che cosa stiamo parlando? Io non ho mai guardato questa serie purtroppo, ma ho capito subito che Corvina e Beast Boy sono innamorati. La cosa che stiamo per guardare assieme potrà piacere e non potrà piacere a moltissimi. Il titolo dice: Beast Boy di DC Comics si riunisce a Corvina in Fortnite. Gareggia per sbloccare in anticipo il suo costume con la coppa Teen Titans. Qui abbiamo la copertina completa con tutti gli items che prevede il bandolos, quindi il pacchetto che troverete post coppa nello shop giornaliero. Due stili selezionabili per la skin più un'emote integrata, piccone e backpack. Pizza Pit va bene con un joypad, GG. Ma l'emote, raga, l'emote a me fa venire i brividi già da ora solamente a guardarla da qui. Primissima cosa da sapere: la skin arriverà nello shop giornaliero il 14 maggio alle 2, quindi ragazzi, solito orario del refresh. Leggiamo qui attentamente, raga. Usa l'emote incorporata di Beast Boy, scatena la scimmia per trasformarti nella sua versione gorilla, perfetta per aggirarti tra i lupi, i cinghiali e i raptor dell'isola. Ma attenzione, è comunque molto pericoloso. Ma che mi state dicendo? Ma che... posso andare in giro come gorilla, ragazzi? Qui parla della coppa, va bene, bellissimo. Abbiamo una schermata di caricamento che abbiamo visto prima di inizio video. Uno spray, ok, ok, sicuramente lo spray sarà per tutti. Si tratta di ricompense esclusive per questo torneo. Adesso scopriamo anche quanti punti ci vogliono per entrare nella top. Prima schermata, eccola qui. Sotto dice: è la stagione selvaggia, presto potrai scatenare la scimmia sull'isola. E qui abbiamo delle belle schermate, ragazzi, molto carine. Abbiamo la guglia con un dialogo di Corvina. Da sempre ho avuto paura di chiedere aiuto, paura di sentirmi tradita. Qui sulla sinistra vediamo un vortice provenire dall'alto, ma contare su di te è la cosa più naturale del mondo, e si riferisce a Beast Boy. E perché ti conosco, Gar, e non mi deluderai mai. Andando sotto, eccoli qui, eccoli, raga. Ok, 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 innamorati, innamorati. Allora scopriamo tutte le cose che riguardano il torneo, cioè tutte le cose, la top. In che top devo posizionarmi per beccare in anticipo questo mega bandolozzo? Allora, premi, primi evento Europa. Aspetta, aspetta, aspetta. Dal primo al 2625esimo, e si tratta di coppie, costume estetico e dorso decorativo di gioco Beast Boy. Quindi ragazzi, 2625 coppie riceveranno questi item. Con 8 punti invece guadagnati nel torneo si avrà accesso alla schermata di caricamento nel vostro inventario, nel vostro
Armadietto. 8 punti per la schermata, raga. Una top, devo dire, niente male. Non è così impossibile rientrarci. E quindi Beast Boy lo abbiamo visto. Arriverà molto presto nello shop giornaliero se non volete giocare la coppa che ci sarà il 12 e quindi domani. Io credo che oggi vedremo delle belle cose in game. Anche perché dovrebbe arrivare una skin femminile che fa riferimento ad oro. E molto probabilmente si collega anche all'isola sotto laboratorio della latrina. La descrizione dice: rendi omaggio o soccombi. Domani la scelta spetta a te. Vabbè, sì, la regina d'oro. La skin regina oro arriverà presto. Sembrerebbe essere collegata alla piccola isola con il vapore. Con il vapore. Ecco qui la mini patch note e quindi tutto quello che interessa la patch 16.40 che verrà implementata quest'oggi. La tua offerta verrà acclamata da applausi. A U in maiuscolo. Perché? Perché nella tavola periodica la U indica l'oro. Che bello, ragazzi. Allora, andiamo sotto i sacrifici. Allinearli e abbatterli con l'Exotic Marksman 6 Shooter. Quindi nuova arma, credo. Nuova aggiunta a tema estivo in Creative. Ottieni una vittoria nella prossima Wild Week a partire dal 13 maggio. Va bene. L'arma esotica, Dub, verrà rimossa. Guarda caso, proprio dopo che ho beccato quel player che faceva cose strane con il Dub. Chissà perché. Ed eccola qui l'isoletta della regina oro. Spero proprio che sia dedicata a lei, altrimenti non mi spiego questa cosa proprio qui posta sotto alla mappa. Ragazzi, io spero che questo video a breve vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia stato d'aiuto. Vi invito ad utilizzare il mio codice creatore Martex se volete sostenere tutti questi video mattutini. Grazie, grazie a tutti coloro che lo stanno già facendo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per altri regali super succulenti di DC Comics nei prossimi giorni. E nient'altro, un salutone da Martex e come al solito un bel... Sia brodo! Mm-hmm.